Buonasera a tutti e tutte. Vi ringrazio per essere qui. Ringrazio in particolare Fabio Vicentin, l'autore de, delle graphic novel che presentiamo oggi e che concorre al premio Biblioteca di Roma. Eh, molti di voi lo sanno, altri no. Per la, è la prima volta che le biblioteche decidono di mettere in palio un premio per le graphic novel. Tradizionalmente sempre è sempre stato che concorressero libri di narrativa e, da un'altra parte, di saggistica. Questi libri vengono proposti ai gruppi di lettura, sono sei per ognuna delle... Categorie diventano tre, due short list e poi si vota alla fine per decidere il vincitore. In questo caso i due libri eh, i, i libri di Graphic Novel sono solo due e verranno portati fino al, alla fine. Eh, sono già stati letti e distribuiti eh, tra i gruppi di lettura che sono circa 22 nelle varie biblioteche romane che sono una quarantina, e oggi presentiamo il primo: tra qualche giorno. Verrà presentato eh, anche l'altro e poi eh, Moira, credo, darà conto del calendario delle altre presentazioni. Abbiamo già fatto la prima presentazione del libro di narrativa nella sede di Civita, Piazza Venezia, con il libro di Nadia Terranova, Gli anni al contrario, di Enaudi e poi proseguiremo. proseguiremo. Eh... Io tengo moltissimo a questa uh, sezione del premio, come uh, sapete sono il presidente della co commissione eh, che eh, propone i libri da leggere al, ai gruppi di lettura e abbiamo molto uh, insistito perché eh, questa, questo tipo di letteratura, questo tipo di narrazione venisse proposta e introdotta. Eh, devo dire che non abbiamo incontrato molte resistenze quindi non mi posso vantare più di tanto però certo è stata anco, da, da più di una persona è stata percepita come una vera novità quando invece ormai da molti anni le graphic novel sono a pieno titolo all'interno della parte più nobile, chiamiamola così, della narra pensata e che due autori di graphic novel concorrono allo Strega, hanno concorso allo Strega di recente, no? Esatto, dicevamo, esatto, in Francia. Quindi, questo genere cioè, sarà la nostra abitudine all'immagine, o molto più probabilmente sarà la qualità delle immagini che ci vengono proposte, che affondano le loro radici in un periodo particolarmente felice della comunicazione. All'epoca giovanile, adesso molto meno giovanile, che è quella che ritorna intorno alla fine degli anni '70, in cui le riviste disegnate, non so come definirle, poi chiederò a lui che è certamente l'esperto: erano sì, dal male, dai fumetti, erano oh, di grande qualità, ma io penso anche a Metallurlan dalla Francia, a quelle che venivano dal. Eh, i miei ricordi anche di studente universitario sono ricordi in cui lo spazio per questo genere di comunicazione e di espressione artistica e culturale era molto forte. Non sostituiva ancora i libri, certamente, però era molto forte. Io sono rimasto personalmente molto colpito e per questo che ho proposto questo, questo, questo libro. Da questo libro, perché l'ho trovato intanto di grande bellezza espressiva, di grande vigore espressivo. A partire dai colori per finire con le immagini, ma soprattutto dal, dal tessuto narrativo. Ma ho trovato eh, di... particolarmente affascinante il fatto che, essendo diverse storie messe una accanto all'altra, dietro l'altra. All hanno un filo conduttore così evidente, così forte, così ehm, anche un po' sconvolgente, perché tutto è chiaro, no? e ci, ci accorgiamo molto bene di cosa si tratta, eh, che eh, francamente, insomma, tanto di cappella all'autore, che, che ringrazio di nuovo per essere qui. Lo presento però prima di andare al libro, presentiamo prima, cioè diamo il giusto merito alla paternità delle cose. Intanto questo libro è stato pubblicato da Comic Out e saluto e ringrazio Laura Scarpa che è qui in prima fila, che è l'editore di questa casa editrice di ehm, fumetti e graphic novel. Come? Ah no, no, per, no, no, per carità. È un um, autore, ma è anche grafico, ehm, Fabio Vicinti, di lungo corso, lo dico così, <ride> così condivido con lui una, un aspetto generazionale. Che, eh, si è, ha lavorato per moltissime, per moltissime eh, riviste, dal Corriere dei Piccoli a Frigidaire, ha, ha lavorato per case editrici come la, come la collana della Marsiglio, che da qualche parte qui dovrebbe esserci, credo, Le farfalle, di narrativa uh, noir, mh, gialli si, si, si potrebbe dire, anche se qualcuno hanno, beh, sì. storce il naso. Eh, quando, sì, gli, autori. gli autori, sì. <ride> Diamo anche lì, una nobiltà noir, eh, proprio esotica. Proprio. Vabbè, effettivamente i gialli erano solo quelli di Mondadori, erano la copertina gialla per rimanere nella grafica, no? Esatto. Queste cose gli danno quella stabilità, non la ricchezza, eh, altra cosa la ricchezza, quella stabilità che gli permette di campare. E che però eh, un po' chiude lo spazio creativo che ogni tanto ha bisogno di grandi boccate d'aria, di ossigeno, e quindi da questo mare di lavoro molto qualificato e molto coinvolgente, mi sembra di capire, l'autore esce, respira a pieni polmoni e pubblica un libro, <ride> senza avere, avere diciamo, l'assillo della scadenza, senza avere l'editore almeno spero adesso che ci sente non lo so che gli rompe le scatole più di tanto è comunque più flessibile dei tempi di una casa editrice per averci lavorato per tanto tempo so che sono sempre molto molto oh, buonasera ben arrivati ciao e, um... Allora, eh, quindi un, volevo, vo, volevo chiederti una, una prima cosa sul, sul, sul valore personale, ma anche autoriale, dello scrivere un libro di graphic novel rispetto alla routine dell'altra anima tua, che è quella del grafico. Ah, tu ce l'hai? No, no, c'è uno solo. Vabbè, eh, allora diciamo che... Eh, eh, un autore eh, è un autore nonostante tutto, cioè nel senso che l'autore lavora principalmente per la curiosità che gli ha di vedere come si sviluppa la storia che ha in mente. Cioè è un come è entrare in una dimensione in cui tu osservi e eh, vorrei dire sì, forse c'è qualche cosa anche di psicologico, nel senso che c'è una separazione di varie personalità, ma in realtà quando uno si mette a scrivere lo fa principalmente per il piacere di scrivere e disegnare qualche cosa. Ora lo dico piano perché c'è un editore, non vorrei che poi questo piacere... no, però in realtà è vero, cioè l'autore eh, lavora principalmente perché ha un'intuizione di, un, di un racconto, di qualche cosa che vuol dire. Questo racconto eh, si mette a fuoco a man mano che lui lo fa e diciamo è il primo lettore in realtà di questo, di questo, di questo racconto. E se il, il racconto in qualche modo riesce, eh, è lui il primo a provarne soddisfazione. No? Cioè, eh, ovviamente, dove interviene il professionismo? Interviene nel momento in cui. Eh, io come autore mi rendo conto che eh, parte della mia soddisfazione è anche rendere partecipi gli altri di questo racconto e quindi cerco di mediare quelli che per me sarebbero magari cioè nel disegno, uh, cioè io potrei solo accennare alcune cose, ma mi rendo conto che invece alcuni passaggi devono essere esplicitati maggiormente per... Eh, rendere le persone che eh, eh, si approcciano a questo racconto eh, in grado di poterlo eh, capire insomma, e di poterlo seguire. Per cui, in realtà, sono diciamo, un autore: lancia, come, è come lanciare delle delle, delle bottinaiofre che mette dei messaggi in una bottiglia e poi ha ah, questa grande soddisfazione che ogni tanto qualcuno raccoglie questa, questa bottiglia e legge e in qualche modo reagisce a questo che è il messaggio. Questo è, è sempre una grande soddisfazione. Insomma. ecco però Rimanendo sul mezzo, eh, credo che sia una delle caratteristiche delle Graphic Nove quello di usare dei testi, a tutti gli effetti, cioè pezzi di testi scritti. Che i vecchi fumetti senza nessun atteggiamento snobbistico non prevedevano perché erano appena accennati, erano solo degli elementi di congiunzione tra una scena e l'altra se c'era bisogno. Invece qui c'è qua, ogni tanto ci sono o solo immagini o dei testi un po' più corposi per, per mescolare la narrazione. Insomma, che differenza c'è? tra l'espressione solo scritta e l'espressione solo uh, visiva in qualche modo. Ma uh, allora, mh, dividiamo, uh, cioè come autore... Eh, io, eh, per mia educazione, per il modo con cui cioè, ho, ho cominciato a raccontare, eh, eh, mi, è, mi sarebbe molto difficile eh, diciamo, lavorare in una forma pura, cioè o solo disegno o solo parole. Io sono sostanzialmente un raccontatore cioè un raccontatore di storie. Ecco, questo direi forse è la cosa che mi definisce maggiormente. Poi eh, ovviamente io cerco di trasmettere delle emozioni attraverso queste storie e a volte mi riesce di farlo attraverso la scrittura che io interpreto, eh, quando ci sono alcuni pezzi che sono molto scritti, inter interpreto anche con quella dimensione che nel libro non è... Eh, Compresa, cioè il suono, cioè secondo me, anche eh, il suono del racconto eh, in qualche modo diventa anche colonna sonora del, del, de, dell'illustrazione, del disegno. No? E questo, cioè, eh, a mio parere, ha soprattutto quant per quanto riguarda alcuni pezzi di libri. Ora, in, in un'altra opera che io ho fatto. Uh, poi devo dire che io amo molto i libri e, e quindi cioè, ci, ci vivo in mezzo un po' per varie ragioni, però mi, mi, piacciono, cioè, mi piacciono sia come oggetti che, come, che nel loro contenuto e quindi cerco di trasmettere anche, cioè, in parte l'amore che io ho per queste opere, e, cioè, cerco di ritrasmetterlo all'interno di quello che faccio, ma poi soprattutto, un, per esempio un'altra un opera che io ho fatto, non questa, ma un'opera un che si chiama L'Isola, è addirittura fatto esclusivamente da pezzi di altri libri che, eh, cioè, il cui, cioè la parte scritta, sono esclusivamente pezzi di altri libri che commentano eh, una storia illustrata. Che, cioè per cui eh, sì, l'utilizzo del, del testo mi piace molto, mi piace sia dal punto di vista dei contenuti, perché poi estrapolando alcuni pezzi, il contenuto del, del pezzo estrapolato non è più, diciamo, rappresentativo di quello che era eh, il, il, il libro, no? ma diventa rappresentativo di, di come io l'ho inserito all'interno della storia. Quindi diventa in parte un mio testo, anche se materialmente non l'ho scritto io. Grazie. Poi entriamo nel merito del libro, che merita moltissimo. Però, altro, perché mi interessa molto il mezzo, lo strumento, il media, perché su, su questa cosa lui ha fatto ha fatto secondo me un gran lavoro anche di auto, di, di, di elaborazione della, della sua produzione. Lo si vede se voi andate a cercare il suo nome su Google, trovate un sacco di interviste molto qualificanti da questo punto di vista e chiarificatrici. Però io aggiungo una cosa che delle interviste non c'è mai stata. De me è mai venuto in mente, oppure ti hanno proposto delle cose che riguardassero l'animazione. Allora, io, eh, beh, l'animazione vera e propria no, però eh, ho in realtà realizzato un piccolo filmato che non è eh, di animazione vera e propria, è un diciamo, si è attra fatto attraverso un, anzi ne ho fatti due adesso che mi viene ho un ultimamente. In realtà eh, eh, ho fatto un primo filmato perché avevo realizzato un libro assieme a una etnologa e scrittrice altoatesina che si chiama eh, Bruna Maria Dallago che aveva eh, riscritto in termini più diciamo così in termini diversi più, più etnologici un, una delle saghe più famose del, diciamo ladina che è quella del, del Regno dei Fanes, eh, e, Fanes cioè. esatto e io avevo fatto Esatto, esatto. E io ho fatto le illustrazioni, però erano illustrazioni molto diverse da quelle che venivano fatte normalmente, cioè eh, riportando, diciamo, tutte queste storie nel clima fiabesco, ma le avevo storicizzate, cioè per cui venivano eh, attraverso proprio una ricostruzione di quelle che erano le popolazioni preromane praticamente. Per cui c'erano queste illustrazioni. Questo libro eh, praticamente introvabile, lo vendono solo al Museo di, di, di Cultura Ladina di Vigo, eh, perché, però aveva avuto talmente successo che ne, mh, ne venne richiesta una specie di animazione, diciamo libro animato, chiamiamolo. Per cui in realtà lavorando con piccoli inserimenti, di, di piccole animazioni, era, e però con movimenti di camera, con un programma che si chiama After Effects, credo, uh, cioè comunque che permette praticamente di rendere tridimensionali i disegni, per cui di entrare all'interno, insomma cioè una roba un po' più tecnologica, e, e, e con una colonna sonora scritta appositamente. Era stato, è stato fatto questo filmato, per cui non era una vera e propria animazione. La seconda invece che ho fatto ultimamente ed è stata presentata a Lucca, è una piccola animazione di un, un video di una canzone di un autore abbastanza noto che si, che si chiama Glenn Hansard, è un cantautore irlandese, e che, di cui io ho fatto diciamo, un fumetto di sei pagine che è contenuto in un suo vinile, e questo fumetto, appunto, da questo fumetto è stato fatto un video alternativo al video ufficiale della canzone che utilizza appunto questo, lo stesso tipo di animazione e che insomma anche quello ha avuto un buon, buon, buon risultato, un buon successo. Questo tipo di animazione permette di non... Ehm, perché è stato usato questo tipo di animazione? Perché eh, evita le semplificazioni a cui il cartone animato classico costringe, cioè in realtà i, i disegni sono proprio i disegni che sono stati fatti e quindi eh, permettono un segno molto più lavorato, molto più, mh, più, più simile a quello, a quello diciamo, che c'è nel libro vero e proprio. Ecco. Queste sono le mie esperienze di animazione. Grazie, allora veniamo al libro che come sapete si chiama Natali Neri e altre storie di guerra. Allora, ehm, la comunicazione mainstream ci bombarda tutti i giorni con scene di guerra, e da un pezzo, eh? almeno da quando c'è stata la guerra nell'ex Jugoslavia, che è così. Scene drammatiche, non è che ci... noi non abbiamo un difetto di comunicazione. Sono stati scritti anche dei libri su questo, no? Eh, quello che è il problema è che soprattutto in televisione succede che tu vedi non so, in mercato con bambini uccisi eh, dopo un bombardamento l'esplosione di un attacco terroristico e due secondi dopo una signorina che balla seminuda perché ti deve promuovere un, un prodotto non so che cosa in questo polpettone indifferenziato noi Costruiamo per noi stessi una situazione. Non possiamo dire che qualcuno ci ha negato l'informazione, perché non è vero, l'informazione c'è, non possiamo dirlo. C'è qualcosa di peggio però. Allora, uno degli strumenti, a mio parere, quindi mi assumo la responsabilità, più efficaci per raccontare il dramma che stiamo vivendo anche adesso, tra l'altro, vicino a casa nostra. Eh? Vicino a casa sua che abita a Venezia, ma vicino a casa nostra a Roma, che siamo pochi chilometri più giù, ma poi mentre andiamo più giù ci avviciniamo ad altre parti, quindi alla fine siamo al centro di una questione, anche se ancora non direttamente, drammaticamente coinvolti. Uno dei modi è fermarsi, utilizzare come una moviola che rimette in movimento le immagini e raccontarle. Ma queste immagini assumono un valore più efficace se vengono condite da un elemento evocativo che solo la narrazione può dare. Cioè se noi prendiamo un libro o una tabella con tutti i bambini morti nel Mar Mediterraneo, abbiamo un elemento assolutamente oggettivo, indiscutibile, drammatico, tutti lo capiamo che è drammatico. Se qualcuno ci racconta, ci racconta una storia evocativa di quelle morti e di quei disastri, l'efficacia e il nostro, la nostra sensibilità viene stimolata in modo completamente diverso. Quello, questo è quello che succede con il libro di Visentì, che ha un pregio tra gli altri, è quello che mette insieme i pezzi di tante storie, di tante realtà che apparentemente sembrano non, potrebbero potrebbe sembrare che non abbiano a che fare l'una con l'altra. Si parte dalla grande guerra, nel primo, nel primo racconto, per passare ad una scena in una valle, un ponte di legno non è, perché è valle leghista più o meno, con... De, eh, e si arriva fino a uno dei racconti più belli e terribili di questa cosa, delle morti nel Mediterraneo. Poi ti chiederò quando l'hai scritto questo, perché immagino tu l'abbia scritto prima di sapere, di, di vedere quello che... Nell'ultima ah. vignetta. C'è scritto nell'ultima vignetta di... Di, di, appunto, di Mare Nostrum c'è uh, un dato che io avevo ricavato da, dai, dai, dai documenti ufficiali eh, certo. e mi pare che, eh, cioè, a parte la cifra che è risibile rispetto purtroppo ormai rispetto a, a, a quella attuale, ma eh, ecco qui: vedi? Eh vedi sì, fai riferimento anche a Triton, te, no? Sì, esatto. Erano <ride> no, 000. 2008, non per sì, cui non non siamo. Non so. Per cui, esatto. Quindi appunto, quindi scritto molto tempo fa, però racconta con una grande forza evocativa, ripeto, il vero dramma che succede là. Attraverso anche l'uso di un eh, espediente, chiamiamolo così, artistico, letterario, culturale, non so come vogliamo definirlo, che è in aggiunta, che è quello degli uccelli che migrano e che vengono uccisi. Beh, io trovo che questo genere di produzione culturale. Deb ah, abbia un valore una specificità una forza imparagonabile con tanti dibattiti con tanti stupidi talk show scusate ma reggo certe volte con tante, anche con tante tabelle per quanto rigorose e puntuali esse siano no? e qui tra l'altro ci sono anche esempi letterari poi mi viene, me, ne viene in mente, me ne è venuto in mente uno lo racconto dopo ma Capuscinski mi è venuto in mente su un altro versante ma volevo sapere come ci hai lavorato e come ci hai avuto lo stomaco per tirar fuori ma eh, diciamo l'approccio che un, un autore ha a queste cose è un autore, eh, è un, un approccio appunto poetico, artistico. Io non, non sono un giornalista, non sono un tecnico, non sono, eh, cioè non sono nulla di tutto questo. Quello che so è quello che chiunque di noi legge i giornali, ascolti la televisione, o anche sia un po' curiosa e magari si sia trovato in una situazione del genere può individuare. Quello che mi pongo come autore è, e un po' in fondo è il filo conduttore di tutti i miei racconti, è prendere dei momenti di tempo sospeso, cioè nel senso in quei momenti in cui le persone realizzano eh, e, e sono davanti alle loro scelte individuali, alle loro scelte personali che non hanno più, più nulla a che vedere con, diciamo, con quella che è la realtà. Cioè, la realtà li, li, ovviamente obbliga noi a fare delle scelte normali ogni giorno, cioè, però ci sono dei momenti in cui eh, una persona deve anche chiedersi perché, per come e, e, e cercare di capire qual è l'essenza di alcune... Di alcune scelte, di alcuni movimenti. No? Poi dopo, nel caso di Mare Nostrum, in quel caso è stata un'intuizione iniziale che eh, nasceva dal fatto di, appunto, di, di notare come questo mare, eh, per me, il mare poi è una cosa molto importante. Sono di Venezia, per cui comunque è una presenza continua nelle mie storie. E questo mare eh, alla fine diventava l'unico posto che poteva contenere queste persone a cui veniva private di qualsiasi tipo di terra, cioè anche quella per essere sepolti, cioè queste persone non, cioè venivano cacciate da una parte e rispedite indietro dall'altra, cioè voglio dire, non c'era un punto sulla terra che poteva accoglierle. E, e, e niente, questa era l'intuizione principale e volevo raccontarla attraverso... Eh, eh, cioè non volevo raccontarla che attraverso i protagonisti, allora i protagonisti mi sono detto ma chi sono i protagonisti della storia del genere, ma i protagonisti sono i morti perché ormai il Mediterraneo fra le morti storie, pensiamo da, da, dalle guerre puniche in poi, cioè quante miliardi di persone sono morte sopra questo mare, no? E poi c'è un'antica, adesso purtroppo non so citarlo la mia memoria non è però c'è un'antica poesia cinese che dice più o meno ricordati che stai camminando su praticamente so, sopra la storia, insomma, per cui. Cioè, e questo così, da questo punto ho cominciato a raccontare questa storia di questi due uccelli, fra l'altro c'è anche il discorso di, no, cioè in mezzo alle morti inutili c'è quella del pesce e quella, sì, quella. E que, e quella di, di questi uccelli che non sono nemmeno ne, meno commestibili, per cui vengono uccisi così perché bisogna provare a sparare e vedere se, cioè no, cioè non, non ha senso, cioè ogni, ogni cosa in realtà... Eh, eh, perde quasi di senso no? anche la persona anche il eh, vabbè insomma dopo sto entrando forse nel più specifico della storia ma, ma anche il diciamo chiamiamolo il, il, il piccolo industriale no? alla fine cioè non è che sia cioè, è come lui stesso portare, che Deve rappresentare lui stesso una figura, non è che poi, come ne ho conosciuti molti peraltro, no? non è che presi individualmente, non è che sono delle persone geni del male, no? sono semplicemente delle persone che occupano un ruolo e che sono spaventate di poter perdere quel ruolo per, per una qualche ragione e di conseguenza cioè, davanti a questa situazione si, 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 sì, sì, si regiscono, eh, con eh, regiscono con la paura. Esatto. Un'ultima cosa, prima di passarvi le domande, ma ehm, ehm, i titoli, tipo This is Christmas 1, cioè, eh, hanno un sapore pop invece? Eh, beh, sì, insomma, eh, insomma, vabbè, nonostante l'apparenza sono un po' pop, nel senso <ride> che <ride> l'età è quella. <ride> Eh, sì, no, sono pop, ma sono, appunto fanno parte di questa dimensione un po'. Allora, eh, vabbè, Mare Nostrum mi è venuta proprio eh, cioè, così normale, perché in realtà è tutto no? il bacino del Mediterraneo, era. Cioè, e poi, poi dopo, X Christmas è eh, ovviamente. Eh, era, era un po' perché la, la canzone di John Lennon era un po' la, la stata la colonna sonora di quando disegnavo questa storia, e di conseguenza mh, mi era piaciuto dargli questo titolo. Insomma. Poi devo dire, questi racconti in particolare nascono da una collaborazione con la rivista appunto, Animals, e, e in questo caso, X Christmas è stato proprio inserito a Natale eh, come racconto, per cui. Insomma, mi pareva giusto dargli questo titolo. A voi la parola. Sono Anna Violati della Biblioteca Vaccheria Nardi. Allora, posso sedermi forse? Allora, dico che grazie alla sua opera io ho rivalutato quello che è la graphic novel. Poi, dire fumetto, appunto, è un po' riduttivo. Era, io l'ho lasciata all'età della fanciullezza che era una fan del Corriere dei Piccoli, il signor Bonaventura, il signor, il il poi, esatto. poi ovviamente poi Topolino e tutti gli altri. E, eh, perché un po'? Io sono appassionata molto di lettura dei libri, soprattutto narrativa, però mi sto anche... Diciamo, sto spaziando anche nei, nei saggi. Comunque, detto questo, perché mi sembrava un linguaggio un po' semplice, e invece io ho notato, appunto, da, da questo suo testo, che non è affatto semplice. Innanzitutto è un'opera raffinata, colta che mescola diversi linguaggi, no? dal linguaggio iconografico, cromatico, religioso, filosofico, eccetera, che qualche volta invece ci obbliga anche alla decodifica di certi messaggi. Poi eh, affronta tante tematiche, naturalmente, e mi sono commossa all'episodio, sinceramente, commossa, eh, non so perché le statistiche sono un conto, ma... Mh, Sentire, ecco, quella mamma che fa la preghiera per la bambina, la mamma emigrante che fa la preghiera alla bambina, insomma, e poi questi giorni noi sentiamo tutti i giorni di questi bambini poi morti, no? Vabbè, e mi sono commossa a quello, però, e poi ho inorridito all'episodio dei leghisti, chiamiamoli così. E però mi sono anche divertita all'ironia che ho trovato qua e là, diciamo che l'ironia. Quella ultima, sì, la poesia, beh, salverà la vita, però non mi salva dalle onde. Oppure il ringraziamento a Laura Scarpa, dove dice che mi corregge, penso sia di letto Veneto, no? che mi corregge tutti gli errori e altrove, ce ne sono tante altre di ironia. E mh, dicevo, a proposito dell'ironia, ecco qui mi scatta la prima domanda, ce ne avrei un paio. Allora, la prima domanda è: il primo episodio, quello che io almeno ho interpretato come un attentato mafioso con la polizia, gli aerei, eccetera, e eh, che poi alla fine che succede? Che naturalmente cadono i regali. È una notte di Natale, a vigilia di Natale, cadono i regali, vero, eh, nel terreno. E c'è un Clochard che prende questo pacco <ride> e quindi questo pacco dove trova un bellissimo cappotto di pelliccia e altro. Allora dico che cosa ha voluto dire con questo? Ironia della sorte? Ironia dell'autore? Oppure che magari qualche volta dal male, da un'azione violenta, può nascere anche del bene? Questa è la prima. Allora le faccio la seconda, poi così lei mi risponde tutto insieme. Allora la seconda. Dai dialoghi, no? C'è Con... anche un'analisi esistenziale, che mi sembra che forse in qualche modo apparentemente rispecchia lei. Allora, ehm, esistenziale, è un uomo senza certezze, ma chi ce l'ha? Beato chi ce l'ha, perché qua siamo, diciamo, eh, bene, è una cosa comune di non avere grandi certezze, no? E, mh, poi... E, e, mh, Certezza che non crede nel progresso, naturalmente, però crede in qualcosa, almeno a mi è sembrato. Intanto, anche nell'episodio del leghismo, c'è quella signora Bruna che dice alla ragazzina di studiare, quindi crede in qualche modo alla cultura. E, e poi ancora penso che creda anche in fondo al dialogo de, delle diverse culture con l'episodio. Eh, L'episodio di San Francesco no? nel, nel 1219 che viene ospitato dal Sultano. Quindi in qualche modo crede nel dialogo di culture diverse che possono in qualche modo, appunto, attraverso il dialogo, superare quello che è la violenza, il conflitto. Ecco, poi ci sarebbe sul, um, sul colore che vedo che. In, in, le, quelle drammatiche sono molto scure a volte mescola mi pare i colori rosso, verde, nero e poi c'è quel seppia naturalmente per la guerra forse in riferimento alle prime fotografie il verde invece è, è così nelle pause distensive nei colloqui oppure voglio dire non lo so come usa il colore bene grazie eh, le rispondo alla prima domanda quella sull'ironia Dunque, eh, sì, allora, in parte è vero quello che ha detto lei, in parte eh, eh, in realtà è anche la difficoltà di capire eh, c'è quel racconto appunto di Tolstoy che viene citato poi alla fine, no? Però per noi è veramente difficile a volte capire cosa è bene e cosa è male. Cioè nel senso che eh, faccio un esempio, noi magari uno cioè, un ragazzino eh, che sta giocando, gli, gli regali un pallone no? e vedi questi bambini felici e sei contento perché hai regalato il pallone. Magari quel pallone là l'ha fatto dei ragazzini super sfruttati, eh, cioè è messi a lavorare in una fabbrica no? a pochissimi soldi. E, e sfruttati, e, e per cui gli, diciamo il loro diciamo, sfruttamento porta alla felicità di altri ragazzi. Allora tu dici va bene: ma allora non gli regalo il pallone fatto dai bambini sfruttati. Però magari poi pensi: ma sì, ma quel, quei pochi soldi che prende il ragazzino magari sono l'unica fonte di sostentamento di tutta la sua famiglia. E allora il problema è difficilissimo, cioè è la complicanza di. di, di di che cosa è bene e che cosa è male no? per cui, e, e questo era veramente un raccontino che giocava in maniera ironica su questo fatto oltre al fatto che questo racconto era un racconto come ripeto che era apparso in una rivista e particolare come era Animals che era una rivista che conteneva in parte diciamo, eh, autori eh, scrittori in veri e propri e in parte appunto, alcuni che Lavoravano invece con il fumetto e con le graphic novel, però che voleva avere un approccio. Anche questo era il numero di Natale: voleva avere un approccio eh, diciamo, al racconto natalizio che non fosse quello diciamo, così classico. Per cui io ponevo questo: di, vabbè, quello che è il male assoluto per, diciamo, in questa situazione che noi non conosciamo diventa come il dono del cielo per, per, un, per un altro. Ecco, era comunque. Diciamo, era, era comunque palesare quella che poi alla fine è una mia costante nei racconti, che è quella del dubbio. Cioè, io mi chiedevo in che cosa credo fondamentalmente. Credo fondamentalmente nel dubbio, cioè, perché le, quando, cioè, le certezze assolute sono sempre qualcosa che mi, mi spaventa molto. Eh, questo in ogni campo, in ogni situazione. E spesso penso sia giusto dubitare non solo delle idee degli altri, ma anche delle proprie. Cioè, voglio dire. Poi, eh, credo ovviamente eh, che comunque, credo anche nella responsabilità individuale. Cioè, eh, credo che le persone debbano sapersi in certi momenti prendere delle responsabilità loro. Almeno è quello che ho cercato di insegnare ai miei figli. insomma. Però, dico, poi, anche lì ho il dubbio se con successo o meno, però, cioè, voglio dire, però insomma, cioè, queste sono diciamo, le due eh, così, eh, diciamo, eh, rotte principali. All'interno, ovviamente, eh, non mi ricordo chi lo diceva, solo un cretino non cambia idea, insomma, per cui cioè, a volte si deve valutare, cambiare e maturare. Eh, il mio compito come autore non è quello di dare delle soluzioni, cioè, ma è quello di porre dei, casomai ulteriori quesiti cioè, e porre un approccio che sia anche emotivo davanti a un racconto. Quindi il racconto della madre che perde... Io devo dire, eh, dal punto di vista visivo posso dire da dove nasce alcune immagini. Io sono, sta, eh, sono stato molto, molto colpito quando ero ragazzo dal, eh, dall'episodio di Ustica e non so perché quella foto di quella bambina nel mare mi è sempre restata un po' dentro. Eh, L'ho riproposta più, più volte nei miei disegni, eh, mi è capitato di... perché è un'immagine che, ho proprio... è un che eh, mi è entrata profondamente e in qualche modo è un po' simbolica di tutto questo. Poi c'è l'idea, per chiunque venga da un posto di mare, capita, quando si nuota... Eh, in altura, cioè. Si ha ogni tanto questo pensiero di che cosa c'è sotto. No? C'è cioè, cioè, questo il mare che sprofonda ed è un altro universo. No? Tu sei sulla. Sul... Sul, sul e, e lì in quel caso ho pensato che forse era un universo che, con tutta la sua violenza, con tutto il suo. era in qualche modo più umano di quello che stava succedendo. No? Cioè, per cui in qualche modo il fondo avrebbe in qualche modo consolato questo. Questo. E poi vabbè, c'è un po' una riminiscenza anche della poesia, <ride> sì, per cui sì, sì di fleba. Adesso non mi, sfugge, non mi ricordo il poeta, mi sfugge il titolo, e, però, insomma, c'è anche un po' di questa riminiscenza, insomma. Allora, salve, io sono, del, sono in servizio civile nel Biblio Point del Liceo Croce e con i ragazzi facciamo al pomeriggio un corso di, di fumetto. L abbiamo chiamato di Graphic Novel proprio perché ci leghiamo ovviamente a un concorso come questo, ma anche a premio Strega, come dicevamo prima. E, insomma, l'idea in quel caso era di parlare del fumetto e di vedere come è centrale il fumetto nel. nel Partire dal fumetto per arrivare agli altri linguaggi artistici, letteratura, cinema, musica, arte pittorica in generale, e come a sua volta il fumetto influ influenzi le altre arti, quindi c'è un rapporto reciproco. E quando quindi ci è arrivato un, un libro come Natali Neri, sono stato molto contento perché mi sembra assolutamente un esempio di questi rapporti reciproci. E prima dicevamo ce ne sono tantissimi di riferimenti nelle storie ed è molto significativo in questo senso. Ora eh, sono breve, due, due domande, una proprio di contenutistica, spesso c'è tra i vari rapporti che ci sono fra le storie contenute nel libro c'è un rapporto particolare con la morte, quasi, e prima lo si accennava in una storia meravigliosa come Mare Nostrum, ma anche nella, nella storia della prima guerra mondiale, cioè la morte si, si inserisce così quasi senza motivo e, e, gli, e gli uccelli alla fine sono esattamente questo tempo. Quindi qual è il suo rapporto e, e dei suoi personaggi anche con la morte, visto che spesso sono... Un, è un'ultima eh, un cosa così. Dall'altro lato, invece, quali sono i suoi riferimenti fumettistici in particolare? Cioè, da Veneziano, evidentemente Ugo Pratt, ma ci ho visto qualcosa di Dino Battaglia, forse di Sergio Toppi. Ecco, quali sono i suoi rapporti? Diciamo, con I riferimenti suoi a livello fumettistico. Certo. Eh, allora ti rispondo subito. Sì, il, il discorso della morte è un discorso che effettivamente è sempre presente. È un argomento che mi eh, colpisce molto e che credo perché, nella. cioè, io trovo che il discorso della morte sia qualcosa che la nostra società sta allontanando e. Eh... E in qualche modo abbiamo disimparato ad affrontare, voglio dire, no, è, è qualcosa di cui non, non, non cioè è, è davvero molto difficile, è, è qualcosa che è, il, è veramente l'ultimo grande tabù della nostra società. No? Tutto, poi, una volta, diciamo, le persone vivevano a casa, nascevano a casa, morivano a casa, adesso la morte in realtà è, è, è qualcosa che. Cioè, è totalmente nascosta, no? Cioè, no? È evitabile, è evitata e, e poi dopo purtroppo cioè, comunque è, è un argomento che secondo me è molto importante poi anche perché ovviamente è il momento in cui una persona è davanti a, a, a se stesso e ha reso conto e poi ovviamente all'interno della meccanica purtroppo di questi racconti rientra un po' nella diciamo così nel, nei termini insomma, del racconto stesso, perché sono appunto racconti di guerra, e la, guerra e, e la morte nel, nella guerra è, 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 non è quella dei videogiochi, non è che puoi eh, eh, ripartire eh, con altre vite. Insomma, cioè, eh, forse alcuni dicono di sì, ma insomma io sono più scettico ecco, da questo punto di vista. La seconda invece risposta che riguarda chi sono i miei maestri. Allora, devo dire: io, ovviamente, faccio fumetti perché ne ho letti tanti, tantissimi e mi piacevano e ne leggo ancora, cioè voglio dire, anzi, a volte eh, vado alle edicole, compro delle cose, poi dopo mi guardo e dico: come? <ride> però sono un grande eh, sono un grande lettore di fumetti, mi piacciono tutti. Mi piacciono tutti, nel senso, da quelli più commerciali a quelli, diciamo, più diciamo così. Eh. Però in realtà il fumetto che cos'è? È, è un è un mezzo. È, è come diceva mi pare buzzat, ma non lo so bene adesso quando ha fatto... È, 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 un, è, è un ibrido, no? cioè in realtà è qualcosa che è, all è come un cocktail cioè un po' è fatto da vari elementi, però un po' troppo di uno eh, e, e, e non ha più gusto, un po' troppo dell'altro e non funziona più, cioè dire, devi trovare il giusto equilibrio fra le immagini e, eh, e il testo eh, quando questo accade eh, la cosa funziona eh, il mio maestro principale da questo punto di vista non tanto per quanto riguarda i contenuti perché era di un'altra generazione e perché ovviamente aveva delle altre mitologie perché poi chi lavora nella stor nelle storie a fumetti crea delle mitologie no? di riferimento e, e quindi non erano le mie, cioè, però Pratt per me dal punto di vista così eh, metrico, cioè del, di come... Del montaggio delle immagini è, è stato maestro, però lo è stato anche Battaglia, anche Toppi, cioè, diciamo, tutti quelli che sono stati grandi autori. Però devo dire che io ho anche amato moltissimo autori degli inizi, per cui, cioè, diciamo, Little Nemo oppure questi autori, che cioè, vorrei dire, proprio autori nel senso che eh, rappresentavano maggiormente loro stessi, cioè, nel senso che erano. Ognuno di loro rappresentava una visione grafica che era la sua. No? Adesso attualmente esistono più delle scuole diciamo, di, di disegno di. Eh, no? cioè, e, eh, tecnicamente molto validi, a volte un pochino troppo eh, diciamo standardizzati. Ecco, forse l'unico difetto che posso trovare è che a volte. Standardizzati sia dal punto di vista del disegno che, però, peraltro tecnicamente è molto ben risolto, che a volte dal punto di vista de delle codificazioni dei testi, no? a volte, cioè, voglio dire, a volte ci sono certe storie che leggi le prime tre pagine e sai già come va a finire, insomma, perché la struttura è quella. Ecco, secondo me. Eh, un autore deve avere il coraggio di, eh, come tutti gli autori, credo sia di libri, di qualsiasi cosa, di, eh, di eh, raccontare anche, non in maniera diretta, ma molto di se stesso. Insomma, cioè, insomma devi un po' mettere così i panni in piazza, se vuoi, perché quello che poi alla fine vendi è le emozioni che tu riesci a trasmettere nel, nel tuo racconto. Ma le emozioni che trasmetti nel tuo racconto sono quelle che ti togli da te cioè per cui è, è lì anche la fatica nel, nel raccontare se non vivi tu stesso per primo le emozioni eh, nel momento in cui le racconti non, non puoi poi trasmetterle ad altri insomma, ecco. almeno io la vedo così ecco. eh, la cosa che mi ha colpito di più è la parte riguardante il corpo delle donne cioè la guerra che cosa significa cioè, vabbè, che cosa significa è evidente mi interessa eh, sia una parte sia l'altra, dove c'è Leporello e l'altro episodio terribile, <ride> dove ci sono gli assalitori mh, che io definirei. Beh, diciamo fascisti. Sì, beh, insomma, <ride> diciamo così. Allora, eh, sì, quell'episodio là eh, nasce in realtà dalla lettura del rapporto eh, della commissione eh, sui crimini di guerra eh, nella ex Yugoslavia, eh, dove si, eh, si eh, realizza che eh, lo stupro per la prima volta veniva usato come eh, diciamo um, modus operandi. Di, eh, diciamo, lo stupro è sempre stato parte della guerra, no? però era una conseguenza, mentre invece lì viene codificato come arma di guerra, cioè lo stupro viene proprio st strutturalmente utilizzato per spaventare eh, diciamo, i villaggi e quindi costringere le persone a fuggire prima che arrivino le truppe per eh, eh, mescolare il sangue perché è una guerra etnica e di conseguenza c'è eh, diciamo eh, i, i, in questo caso erano state le truppe serbe ma poi non è che le altre si siano confortate meglio insomma cioè voglio dire diciamo come si dice non so a Roma è il più pulito c'ha la roba insomma eh, esatto Ecco, cioè, è, 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 è stato utilizzato eh, per mescolare e quindi eh, creare eh, un, un grosso problema all'interno di una società in cui non solo le persone venivano stuprate e quindi eh, restavano eh, diciamo, eh, incinte di un figlio che era di un'altra etnia, ma venivano a loro volta eh, diciamo, eh, allontanate dalla comunità stessa in quanto ritenute eh, in... Diciamo, impure e portatrice di... Per cui era un doppio dramma all'interno di questa e ehm, La scena che poi è riportata in quel disegno dove ci sono i cavalli, eccetera, è tratta da un libro di Kosinski che è un autore eh, a me molto caro, eh, che ehm, è un autore eh, di origine ebrea, cioè anzi ebreo, lui poi, eh, poi è espatriato negli Stati Uniti, morto, suicida, vabbè, insomma una vitaccia anche lui, poraccio. E, e, però eh, dove lui racconta in un libro molto duro, ma anche molto bello, che si intitola L'uccello dipinto, in cui c'è un episodio particolare in cui c'è questo diciamo, malvagio, un pazzo, insomma, uno che vive in una, nella foresta nera in, in Germania. La, la storia racconta eh, velocemente di un bambino ebreo eh, di famiglia molto ricca. Che per i, i cui genitori erano negli Stati Uniti quando diciamo, va al potere vanno a potere nazionale e loro per salvarlo, non potendo rientrare, lo mandano in adozione in un villaggio sperdutissimo nella foresta nera e lui praticamente per ragioni X si trova ad attraversare tutta la Germania a piedi però senza sapere né di essere ebreo né perché succedono queste cose, per cui si dà delle risposte lui da bambino però a un certo punto lui arriva in questo posto dove c'è questo signore un pazzo, un po' così, che cosa fa? Lui prende degli uccelli, li eh, prende, mh, li cattura, li dipinge di altri colori e poi li molla, no? Li molla in mezzo a, a, al, al branco e questi uccelli che sono dipinti vanno nel branco perché facevano parte de dello stormo, però non vengono più riconosciuti dallo stormo e vengono uccisi praticamente dallo stormo perché eh, non riconoscono più... Eh, loro come uno del, del gruppo no? che è un po' la metafora di quello che stava succedendo in quel momento in Germania dove alla fine questi che vengono uccisi erano, te cioè, erano tedeschi e esist esistessi no? per cui, eh, e questo mi sembrava che in realtà si ricollegasse a quello che era avvenuto eh, nella ex Yugoslavia dove alla fine lo stupratore, l'assassino, il cecchino era il vicino di casa, cioè erano le persone con cui avevamo vissuto fino a, cioè, a, a cinque anni prima e nel, cioè, così, ne, ne, nella follia de, di questa guerra che ancora secondo me non è stata completamente eh, analizzata e che è veramente forse la guerra eh, modello di, di, di questi ultimi anni, è quella che forse cioè, ci avrebbe fatto capire in anticipo tutta una serie di altre cose. Eh, stava succedendo e quindi così avevo mh, questa cosa all'interno poi del racconto stesso vi è anche eh, il tentativo di eliminare però quel punto di vista per cui cioè eh, voglio dire esiste questa cosa ma esiste anche una, un, una violenza anche femminile cioè voglio dire non è così semplice no l il stabilire poi dove è il giusto, dove è lo sbagliato, dove viene usato, perché gli stessi che hanno condannato questo, questo tipo di, 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 eh, di assalto a, al primo assalto hanno utilizzato lo stesso sistema. Cioè, per cui cioè, è, è, è anche cercare di eliminare alcune ipocrisie, cioè se delle cose sono eh, delle cose negative, lo sono sempre. Cioè, non è che quando le facciamo noi sono buone, quando le fanno gli altri sono, sono cattive, insomma, ecco questo era il tentativo. Noi siamo il circolo di lettura del Pacinotti Archimede e ultimamente abbiamo letto tutti quanti questo libro e abbiamo notato che eh, nei, verso le ultime quattro storie ci sono degli intermezzi eh, con dei dialoghi e c'è un personaggio che le assomiglia molto, le volevamo chiedere intanto se aveva voluto rappresentare se stesso anche nel libro. E se magari attraverso le immagini o parole in alcune parti aveva voluto anche esprimere dei suoi pensieri personali o esperienze di vita? Sì, effettivamente, è, cioè, anche se è un po' più carino, sì, effettivamente è una, diciamo, è una specie di alter ego, non, è, non sono io in toto, però ci sono molte cose simili. Il personaggio con cui parlo... All'inizio nel primo racconto è eh, diciamo è Monsieur Votin, che è uno dei protagonisti: cioè, Il diavolo nel Maestro e Margherita, che è un libro che io ho amato molto e, e di conseguenza, è proprio questo personaggio è anche un espediente tecnico in realtà, cioè, eh, perché mi permette di unire dei pezzi che altrimenti, diciamo, eh, altrimenti avrebbero richiesto molte pagine di spiegazione. Allora è come... Eh, oh, oh, c è, c è come, questo questi personaggi mi permettono di eh, spiegare alcune cose che, per, che possono poi così saltare e rientrare nel, nel vivo dell'azione, no? cioè dal punto di vista così propriamente tecnico, anche perché queste storie, come ribadisco, erano inserite all'interno di una rivista e quindi potevano avere un certo numero di, eh, di pagine a disposizione, no? Però al tempo stesso nella mia megalomania non volevo parlare di episodietti semplici, di cioè volevo raccontare qualche cosa di più complesso. Quindi avevo bisogno di un sistema che mi permettesse di raccontare e di poter saltare e spostare l'obiettivo di volta in volta. Però questo mi permette anche di dire, guardate, io vi dico queste cose, però alla fine questo è un racconto. Cioè, io non sono un tecnico, non sono un esperto, non sono nulla di tutto questo. Difatti, nel, nel, nel racconto citato prima, alla fine eh, Messie Votani dice: eh, Adesso metti però una bella donna, che così finiamo, tiriamo su il racconto. Dice: Ma la storia, la storia non insegna niente a nessuno. Cioè, voglio dire, questo, questo è, 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 è un po' anche lì. Ci deve essere un po' di ironia all'interno di un racconto di questo genere, no? Perché altrimenti diventa cioè, qualcosa di. Cioè, io alla fine racconto alle persone, non posso. Cioè, devo tener conto che esiste anche un lettore che legge questo non voglio fargli un sermone, insomma. Io voglio suscitare delle emozioni. Ecco qui. Tutto qui. Io faccio parte del circolo di lettura di questa biblioteca della Marconi. Allora, volevo intanto una piccola domanda, diciamo, osservazione rivolta a lei. Che questa sezione di Graphic Novel l'ho trovata diciamo, interessante e stimolante. E auspicherei che ci fossero un po' più di titoli perché due soli libri, diciamo, è molto così un po' povera. Un po', non so se il panorama diciamo, italiano, dell'editoria italiana in questo campo è, è ricco meno da eh, avere una gamma più ampia. E, invece, una domanda, un paio di domande per lei: che, premesso che mi è piaciuto molto quest'opera, quest l'ho trovata mh, molto diciamo, intensa, come già è stato detto. Io, sono un lettore di fumetti da, da quando <ride> ero ragazzo, che poi la passione si è protratta un po' anche negli anni, così tra i 20 e i 30 anni. Eh, sono un grande lettore di Linus, altre riviste di, di fumetti. Sì, e, ehm, sì, sì. Quindi, ehm, vedendo, vedendo questo libro ho trovato un tratto grafico che, che mi sembrava un po' familiare per cui andare a cercare un po' quali altre opere lei avesse scritto, visto che ha fatto opere per bambini, di costruzioni per bambini, e che eh, ha collaborato negli anni passati per Linus, quindi volevo chiederle su Linus che cosa, dato che ne, ne, non l'ha no, letto realtà, Su Linus, uh, uh, cioè io l'ho pubblicato su Alter Linus, Ah, un paio di storie abbastanza vergognose devo dire la verità oh. <ride> mm. <ride> no <ride> no si intitolava i tre del teiera erano tre personaggi che volavano su una teiera era un po una cosa un po <ride> però eh, diciamo avrei fatto qualsiasi cosa per pubblicare per cui in quel momento era pienamente giustificato <ride> no <ride> però no, no eh, però in realtà diciamo, il, la, diciamo che ho vissuto quegli anni per cui in realtà ho assorbito come le spugne un po', un po questo un po' quello sicuramente eh, diciamo gli autori che, che lei ha letto sono quelli che mi sono proprio studiato fatto pellegrinaggio steso, cioè, sì, cioè, invece un, una domanda curiosità su uno dei racconti di di questo volume, io l'ho letto ormai da alcuni mesi, per cui mi è capitato in mano soltanto ieri. Quindi ho dato una scorza ai primi. Anche se ricordo appunto che mi era piaciuto, ne abbiamo discusso nell'ambito del circolo qualche tempo fa. Sul quel racconto, mi sembra Natali Neri, quello ambientato nella prima guerra sì. mondiale. Dove c'è il personaggio di quel vecchio soldato che legge eh, Omero. Sì, no? esatto, e, e volevo chiedere, qual era il significato che voluto dare a que, al finale di questo racconto, dove sembrava che fino quasi all'ultima ul, all scena, che, eh, grazie alla sua conoscenza d'Omero, che riscontra nell'ufficiale nemico, sembra quasi che eh, diciamo si salvi la vita quindi quasi sembra che il messaggio potesse essere che la cultura salva la vita invece poi nella scena finale il, il, soldati, il soldato nemico quindi la classe non colta no? eh, quasi con un odio aggiuntivo verso, verso questo soldato invece lo, lo, lo uccide no? eh, allora, diciamo, Qual è il significato che ha voluto dare a questo particolare? Ma allora, eh, quella Grazie. storia nasce eh, in particolare dalla lettura di questo libro che io ho anche portato, che è di Rachel Bespalov. Che parla dell'Iliade, no? cioè in questo caso, eh, appunto, avevo sottolineato eh, insomma, un pezzettino anche interessante. Però, eh, per quanto riguardava il finale, vero e proprio, nasceva eh, allora, il discorso del, del, del riportare così all'Iliade e quindi al pezzo in cui diciamo. Eh, eh, le, 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 gli eroi in quel momento rip ri eh, eh, ri riprendono la loro umanità no? cioè, è perché mh, prima diciamo Ettore uh, uccide Patroclo e lo uccide eh, senza pietà come poi Achille uccide, uccide Ettore ed è per questo che uh, entrambi poi moriranno no? perché per, per aver ucciso i loro avversari senza diciamo quella umanità eh, che avrebbe potuto cioè, salvarli rispetto a agli gli dei, e, e, però e, c'è il momento in cui Achille, che è proprio la furia distruttrice, no? cioè, qua, con l'arrivo eh, di Priamo, che è il genitore che arriva eh, diciamo senza nessun più titolo di re, ma arriva come un padre. Eh, che richiede appunto il corpo del figlio, eh, Achille ri, ri, riprende la sua umanità e quindi eh, eh, non è più l'uccisore, ma è a sua volta il figlio che riconsegna al padre. Diciamo. Ecco, questa è molto aulica, no? Cioè è, è la guerra degli eroi, è la guerra che ha un codice d'onore, no? Eh, viceversa noi sappiamo che la Prima Guerra Mondiale fu la guerra che preparò poi la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto eh, fu la guerra in cui eh, ci fu la più grande eh, diciamo, separazione fra eh, diciamo, i graduati e, e i soldati semplici. Il primo anno di guerra della Prima Guerra Mondiale ci furono più morti nelle file italiane, dalla, cioè di fucilati che non di morti al fronte cioè furono più quelli che furono mitragliati dai carabinieri che non uccisi da, dal fuoco avversario. È la guerra dei poveri, cioè, è la guerra dei poveri, è quella che accade anche noi adesso, no? cioè, voglio dire, è, è la guerra dei poveri, le persone che dovrebbero essere più eh, vicine una all'altra sono quelle che scaricano l'odio sull'altro sull che, che è esattamente te stesso dall'altra parte, cioè, per cui, questo era un po' il significato, ma ripeto, il mio approccio a una storia non è un approccio eh, diciamo, di testa, è un approccio di emozione, quindi nemmeno io so perfettamente quando comincio a scrivere una storia come finirà. Cioè è che poi alla fine quello che decido essere il finale è quello che mi sembra il più logico e quello che sento essere il più giusto, ma è un approccio sempre un po' emotivo, insomma. Io volevo aggiungere su questa cosa della, della guerra dei poveri, eccetera. Cioè, que quello dovevo dire prima, però eh, la domanda è: ma hai mai preso spunto per scrivere una cosa, per sì, fare una cosa tua, da un racconto o da un libro? Eh, perché mi viene in mente questo racconto di Kamuscinski, all'interno di un libro che è una raccolta di racconti che si chiama La guerra del football e altre guerre di poveri. In cui Capucinski racconta di una guerra effettivamente scoppiata, molto breve per fortuna, tra Honduras e Salvador, dopo una partita di calcio tra le due nazionali. E fin lì lui fa il cronista, ma mette in campo degli elementi che sono devastanti dal punto di vista dell'immaginario. E cioè dice: scoppia questa guerra, in cui i soldati hanno gli stessi tratti somatici, perché un honduregno e un salvadoregno, sfido chiunque a distinguerli parlano la stessa lingua, vestono le stesse divise che erano fornite dagli Stati Uniti, dalla Cina, tra dall l'altro, all'epoca, e combattono nella giungla. Immaginate che carneficina è stata quella lì. Breve, durata poco, però non c'erano elementi identificativi del nemico, dell'avversario, eccetera, perché tutto quello che ti dà l'idea del a cui ti puoi aggrappare oddio quello parla tedesco, io parlo italiano sarà, sarà il mio nemico poi decidi tu ma in quel caso neanche questo c'era ed è la metafora della guerra fraticida più forte che io personalmente ho trovato a cui sono ancora molto legato e magari un giorno ci scriverai una, una cosa ci sono altre domande? Prego. Cioè, nelle, nelle sue storie, nel, a me piacciono i graphic novel perché appena si apre il libro si ha questa visione d'insieme di, della pagina, no? E prima di leggere quello che c'è, prima di guardare i disegni, uno per uno c'è questa si apprezza questa fluidità no? che cammina nella prima, nella seconda pagina, e questo io lo ritrovo molto nei suoi libri. Ecco, questa, io volevo chiederle, questa fluidità, questo senso di movimento, questo, quanto ha a che fare con la sua venezianità? Lei, ecco, ci dica qualcosa di lei. Lei vive a Venezia, e, 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 vive a Venezia a Venezia o vive a Venezia nell'entroterra? Perché poi anche nel Veneto, no? C'è anche molto forte il ricordo della Prima Guerra Mondiale. Se si va in montagna, se si va che ne so, sulle tofane, ti fanno subito vedere tutti i camminamenti, tutte, tutte le, le trincee della Prima Guerra Mondiale, oppure anche se si va verso est, dopo, dopo il piave, il tagliamento, l'isonzo, ci sono tutti i ricordi, gli ossari, cioè è pieno sì, di ricordi della sì, Prima certo. Guerra Mondiale. Poi nello stesso tempo noi diciamo noi romani, molto spesso guardiamo i Veneti ormai come dei leghisti, cioè siamo, anche noi soffriamo di pregiudizi, a volte. La televisione ci fa vedere, non so, Brugnano, ci fa vedere eh, Zaia che fa certi discorsi. Ecco, io... Adesso dai, ognuno ha i suoi comici. Quelle, sì, sì. <ride> ecco io volevo chiederle della sua venezianità allora come dice lei allora io, allora, io sono veneziano veneziano cioè insulare diciamo proprio del, de, della venezia storica quella con i canali con l'acqua e tutto e vivo nella venezia storica se adesso, attualmente, eh, vivo a Canareggio, però ho abitato anche a Castello e, e sono nato. A dire la verità, a Lido, per cui ancora più isolano. <ride> Beh, il cioè, Lido è proprio isola, isola, insomma, non c'è neanche a Ponti. <ride> Vabbè, iperleghisti proprio. <ride> Però vorrei dire, a a a a a adesso non perché, sono a non perché sono a Roma, però Venezia non è mai stata leghista. Cioè, <ride> Venezia anzi è odiata dall'entroterra veneto-veneziano, Veneto, perché era detta la dominante. Cioè, per cui in realtà per noi tutto ciò che supera il ponte della libertà è campagna. <ride> genericamente è campagna un, un poeta dialettale veneziano che ha, ha scritto una frase molto bella che mi ha fatto molto ridere eh, ha detto se non ci fosse il ponte della libertà eh, l'Europa sarebbe molto più povera no cosa ha detto? sarebbe molto più, più povera sì, e mi ha fatto molto, più ri molto ridere questa cosa in realtà no volevo dire che in realtà poi eh, il leghismo nasce nell'entroterra veneto e nasce fondamentalmente dalla non conoscenza della storia. Per, no, no, ma è proprio veramente dalla non conoscenza della storia, perché nella storia, quella che viene richiamata, allora intanto, intanto per ridere, loro parlano dei Celti, i Veneti sono sempre stati nemici dei Celti e sempre stati grandi alleati di Roma. Cioè, veramente tanto è vero che si dice che eh, il, eh, diciamo, il, la non conquista di Roma da parte di Attila fu dovuta anche a, da attacchi delle tribù venete che costrinsero Attila a spostare le sue truppe da un'altra parte. Questo in virtù di un'antica alleanza che è sempre esistita. Tra, per cui in realtà questo discorso del de, de Venezia contrapposta a Roma, già, basta, sentire, no, basta sentire che le, le, le città venete si chiamano Vicenza, Verona, sono tutte città di origine romana, per cui, cioè, e non è che erano conquistate, erano proprio diciamo, facente parte, insomma. Per cui già questa parte da, una, da leggende sciocche. Poi, in realtà, eh, diciamo, la venezianità eh, è importante, però, diciamo così, nel senso che eh, se uno la vive privatamente, poi, dopo, in realtà. Eh, se viene diciamo, vissuta come emblema di qualche cosa, vabbè, insomma, stiamo qui a parlare di, Ven di Venezia, di, 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 cioè l'Italia è, è un pulviscolo di mosca diciamo, rispetto al resto del mondo. Cioè, voglio dire, è chiaro che una città come Venezia, come Roma, come Firenze, sono città internazionali in cui cioè, si incontra chiunque di qualsiasi altra cosa. E di qualsiasi altro paese e le differenze sono veramente a volte eh, minime, no? Cioè, voglio dire, ovviamente ci sono tradizioni diverse, ma insomma ci si capisce perfettamente. Ecco. Mi è fatto in mente una cosa che anch'io sono convintissimo di quello, perché quello che succede a Venezia rispetto al Veneto è proprio questa vocazione internazionale, plure, plurale che ha la città. Di culture, bastante, di razze, bastante, eccetera. Bastante, di scrive... Nel 500 c'era cioè... sì. cioè una prostituta ogni sette persone a Venezia, quindi il cioè, nostro sangue puro, cioè, si può immaginare qu quanto possa essere, praticamente ogni famiglia aveva una prostituta in casa per figurarsi, cioè, cioè è un una mescolanza assoluta di, di ogni sangue possibile e immaginabile, moltissime parole. Come in ogni porto, cioè Venezia era stata un porto di mare, sono similari da, 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 in qualsiasi città di mare. Sono simili, insomma. Beh, la sfida è perché Roma la suburra nel 1300, quando Bonifacio VIII fece il primo anno santo di prostitute, c'era cioè, addirittura. Dunque, eh Sì, siamo diventati amici su questo. No, però voglio dire la stessa dinamica tra la Campagna Veneta e Venezia c'è cioè, cioè tra Milano e la Lombardia. Milano non è mai stata una città leghista, avrà avuto quei punti in cui, però, di fatto c'è stato un piccolo predominio, ma insomma, Milano è una città civile. <ride> Scusate. E, e, e vabbè, invece, parlando di questo, della dimensione internazionale, mi viene in mente. In che termini tu hai rapporti veramente come autore, come, con una dimensione Beh. ti hanno cercato. Hai cercato tu gli altri, il mondo fuori, hai tirato io fuori, cerco <ride> ma, io cerco sempre, ma. no, allora, eh, ovviamente, sì, eh, io cerco ho, ho allora ho lavorato nel campo nell'illustrazione. Sì, ho, ho lavorato spesso, con cioè anche per editori non italiani. Eh, nel campo del fumetto, devo dire, eh, è un po' difficile la cosa perché il mio tipo di, di lavoro è un lavoro che non rientra, eh, come avrete potuto notare se avete letto il libro, non rientra molto in dei canoni prestabiliti. Quindi, in un'editoria che invece vive molto di schemi. Diventa difficile. Esistono dei vari tipi di pubblici, vari tipi di editoria. L'editoria francese ha determinate categorie e deve avere un certo tipo di codificazione del linguaggio, quella americana, ha un altro tipo. Cioè, in realtà, io come autore ho tutti quei problemi che hanno gli autori. Cioè, nel senso che o vieni accettato come tale oppure eh, diciamo che sei uno in lista d'attesa, diciamo ecco. <ride> A proprio a proposito di questo eh, aggiungo qualcosa che può essere di informazione generale anche per gli studenti e comunque per tutti i curiosi, il mondo del fumetto d'autore eh, quindi non la, la serialità di Lancio o dei Bonnelliani, cioè texti di, di Landog eccetera, o Topolino eh, ha avuto eh, dei, dei momenti storici e Siccome siamo coetanei oltre che veneziani tutti e due, ehm, e ci conosciamo appunto dagli inizi della, delle nostre prime esibizioni su carta, eh, voglio giusto raccontare che ci sono stati dei momenti diversi nel, nell'editoria del fumetto d'autore, che adesso chiamiamo graphic novel fondamentalmente questo. Eh, Fino agli anni '60 il fumetto d'autore si mescolava proprio a quello popolare, magari c'erano degli autori geniali, ma erano non distinti dagli altri se non. Il Corriere dei Piccoli ha raccolto i più grandi, ancora agli inizi: da Grazia Nidasio a Battaglia, Prat, Toppi e altri ancora, però, diciamo questi. All'infine degli anni 60, col 68, più o meno coincide con il 68, 69, e soprattutto negli anni 70, inizia il fumetto d'autore ad avere un'identità. Inizia anche poco prima con Linus, in Italia. Però eh, diciamo che gli anni 70 danno lo spazio a riviste e a libri di autori. Questo permette ai ah, Pivelli che eravamo, di pensare che ci piaceva fare il fumetto, se no forse non avremmo pensato. Io, probabilmente, se non avessi letto La ballata del mare salato, non avrei mai razionalizzato, anche se facevo fumetti anche prima, per me da bimba. E, ehm, e negli anni '70 e la prima metà degli '80, c'è un vero boom con Linus, Alter, eh, eh, Corto Maltese ma soprattutto poi anche Frigider da un'altra parte in maniera diversa, il gruppo Valvoline, eh, Oriente Express, riviste diverse tra loro che davano però possibilità ad di autori diversi ma tutti autoriali, in genere si scrivevano e disegnavano le storie tutto un autore ma comunque anche quando collaboravano erano, eh, creavano delle cose molto originali e rivolte a un pubblico particolare. E con una ricerca grafica, questo viene anche dalla Francia, c'era Ananà per le donne e Metallurgia eh, unisex, diciamo, eh, non solo quello, altre riviste. Questa cosa però, eh, con la fine degli anni '80, incomincia a entrare in crisi, e gli anni '90 vedono un buco. Eh, esiste un'unica rivista per un po', a parte Linus, che è blu, che lavora sull'autoriale erotico, per il resto. C'è un vuoto e anche i libri, qualcuno ancora insiste a farli, ma non si vendono davvero e soprattutto nessuno ne parla, nessun giornalista. Arriva la parola graphic novel e ci salva. Quindi, benedetta sia anche se tutti gli autori dicono: No, noi facciamo fumetti. GP dice: Ma che è graphic novel? Ma ormai l'abbiamo accettato perché è stato il salvagente. E eh, questa cosa ha portato il romanzo grafico cambiandogli il formato, perché in Francia si vendeva e si vende sempre molto più fumetto che in Italia, così come in Giappone. Eh, però sono albi molto eleganti, con dei costi relativamente alti, non tanto, per quello che sono cartonati, formato grande, colore. Il graphic novel, il romanzo grafico, che però inizia in realtà a Eisner molti anni prima, Eisner negli anni 40, nel, nei primi 50, ehm, porta questa cosa eh, diversa e quindi finalmente possiamo anche noi tornare a fare fumetti. Ma intanto, per vivere, autori come Fabio Visintin hanno avuto il momento soprattutto dell'illustrazione. Ecco perché dopo i Teierax... <coughs> E molti anni anche a fare fumetto per bambini sul Corriere dei Piccoli con i Cuccioli e altre cose. Eh, ecco, volevo spiegare un po' la sua storia, ma che in realtà è la storia del fumetto italiano. Quindi, eh, questo detto ai giovani aspiranti autori, quando sento che si lamentano di essere pagati giustamente poco o niente per fare dei libri eccetera dico sì ma noi non eravamo pagati tanto e soprattutto non c'è stata più la possibilità adesso la possibilità c'è e la possibilità c'è di fare magari un libro pagato poco però poi se, se si funziona non dico neanche se si è bravi no? se si trova la strada giusta se si può eh, pubblicare in Italia all'estero molto molto più facilmente di allora perché ricordo la nostra spedizione da Suivre. Grazie, grazie a tutti, e alla prossima. Buon voto. Grazie soprattutto a Fabio e a voi tutti.